eccomi qua, ragazzi, torno dal Meazza. Torno contento, io torno contento perché ho visto una bella Inter. Un Inter praticamente senza centrocampo. È un po' che manca senso, adesso si è aggiunto anche Barella. Io dico la verità, prima della partita per un pregio avrei firmato un punto. Però per come sono andate le cose non voglio dire che la Roma ha rubato, non meritarlo. Pareggio giusto, però magari con un po' più di fortuna si poteva portare a casa la partita. Mirante ha fatto un miracolo su Lukaku, un miracolo su Pessino, un altro su chi? Su Lautaro mi sembra. Che poi non so cosa è successo, un difensore da Roma ha preso di mano, ma non c'è quello niente. Si è andata prima di coscia e poi di mano. Boh. Non lo so, comunque ho visto una bella Inter, una bella Roma, ragazzi, Zaniolo fortissimo, io me lo riporterei a casa, andrei lì 80 milioni, 70, quello che è, ti sistemi centrocampo per i prossimi 10 anni, con Sensi, Barella, Zaniolo e Pedro Pellegrini, perché cazzo che vuol dire, veramente un bacio a campo, se te lo porti a casa. Vabbè, per manche brosa, diciamo di noi, per il resto dico un Inter ok, due nei, uno e Biraghi, ragazzi, a me Biraghi non piace, magari saprà fare qualche cosa, però per me è un giocatore non da Inter, non ha nulla, oggi ho visto i primi minuti, poi si è fatto male Santon, non ha nulla da invidiare a Biraghi, cioè non lo so io dico un Santon, poi gioca a destra, quello non lo so, potevo. E poi l'altro è Lazzaro, ragazzi, non punta mai, prende la palla, fa due passi avanti, uno indietro, fa una giravolta, poi un'altra volta, cioè, ma che cazzo stai facendo? Dico? Però non so se è messo il ruolo, perché io sinceramente non so giocare a sinistra adesso, non c'è capito un cazzo sinceramente. Poi l'ha messa a sinistra sul finale e ha fatto meglio, diciamo. Però vabbè, per il resto ragazzi tutti forti, Skriniar partitone oggi. Ha fermato due volte Zaniolo che l'ha puntato, gli ha messo l'impedino, pum, gli ha portato la palla. Bene Godin, bene De Vrij. Avrei fatto entrare prima D'Ambrosio, quello sì, forse al posto di Biraghi. Bene Brozovic, Lautaro, Lukaku. Oggi forse hanno pagato un po', ma ci sta, è fisiologico perché stanno giocando sempre, anche alla grande. Non ha giocato male, però non sono stati i soliti brillanti, diciamo. Per il resto, niente da dire. Soddisfatto, si potrà portare a casa dei 3 punti. Non facciamoci la testa. Siamo 2 punti sopra la Juventus. Domani Lazio Juve, vediamo come andrà a finire. Ragazzi, male che vada, secondo è un punto da loro. Secondo me a questo punto della stagione non è male. Male che vada, ho detto però, attenzione. Non è detto che la Juve vada a vincere a Lazio. Per me sono niente da dire, ragazzi, adesso testa a Barcellona, c'è pure questa partita qua da dentro fuori, come se non ci fosse un domani, cioè o vinci o sei fuori, quindi magari ci può avere un po' annebbiato, non so, la prestazione oggi, magari si pensava un po' a martedì, sicuramente è un'altra partita, altre motivazioni, altro tutto, diciamo, quindi mi aspetto tanto dalla mia Inter martedì, ci vediamo alla prossima. Ragazzi, siamo primi, allora la Juve. Però va bene così. Ciao ragazzi e forza Inter, sempre.